I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Armando Diaz, 4 novembre 1918, ore 12. Con queste parole si metteva la parola fine alla Prima Guerra Mondiale, o se preferite, alla Grande Guerra. Qualche ora prima c'era stata una carica della cavalleria italiana a Vittorio Veneto, mentre sul fronte occidentale, in terra francese, si sparavano gli ultimi colpi di mortaio. Un conflitto iniziato il 28 luglio 1914 e dove l'Italia aveva fatto il suo ingresso il 24 maggio 1915 e che lasciava sul terreno quasi 10 milioni di morti, era finito con la vittoria dell'intesa alla quale l'Italia aveva aderito nel momento di entrare in guerra. Il valore di quella vittoria viene ricordato oggi nel suo 103° anniversario. Ma oggi la celebrazione è doppia perché 100 anni fa, nel terzo anniversario della vittoria, nel sacello del Vittoriano, sotto la statua della Dea Roma, fu tumulata la bara del soldato senza nome. Il milite ignoto che rappresenta i 650.000 caduti italiani della Grande Guerra. Un momento, quello vissuto quest'anno e durato una settimana, che ha fatto ritrovare agli italiani il senso dell'unità nazionale, il senso del sacrificio di chi ha donato la vita per la patria. Il primo conflitto mondiale per un'Italia da poco unita, da poco nazione, ha fatto scrivere pagine eroiche come la resistenza sul Piave, il Monte Grappa e il Carso, e poi anche pagine dolorose come le fucilazioni di massa imposte dal generale Cadorna nei confronti dei presunti disertori o come venivano definiti allora vili perché non combattevano. O la pagina più nera, quella del 28 ottobre 1917 con la disfatta di Caporetto. Una sconfitta che aveva visto gli italiani ricacciati oltre il Tagliamento con l'esercito tedesco e austriaco che metteva i piedi sul sacro suolo, ma che ha portato anche alla resistenza sul Piave. Il passaggio di consegne tra Cadorna, mai amato, e Armando Diaz, l'uomo che ha condotto l'esercito alla vittoria, è stata la svolta. Fortunatamente, dopo anni dove questo anniversario era stato un po' snobbato, addirittura tolto come festa nazionale anni fa, il ricordo del milite ignoto ha riaperto il libro dei ricordi, quelli che fanno forte una nazione, quelli che insegnano ai più giovani il senso di appartenenza e dell'unità.